A parte questa bellissima giornata di sole che io utilizzo in casa per, insomma, lavorare perché sono da remoto, oggi ho fatto un po' di cosine. Allora, in primis sto facendo tutto il trasferimento dei soldi da un conto all'altro per la nuova banca, perché appunto mercoledì prossimo ci sarà il rogito della casa. E se tutto va bene, perché abbiamo capito che la fregatura è sempre dietro l'angolo con questo soggetto qua, quindi staremo a vedere, anche perché so che dovrò alzare la voce probabilmente lì davanti al notaio per un sacco di cose che secondo me non andranno in porto. In primis io ho firmato che nel preliminare c'è scritto che la casa è arredata, ma il proprietario mi ha detto chiaramente: guarda, io non te la lascio arredata, anche se lui ha affermato che sarà arredata. Quindi dovrò lottare per questa cosa qua, capire se dovrò denunciarlo o meno. Non lo so, anche perché andrei a vivere in casa e senza quello sicuramente non si fa un fico secco. In secondis, niente, mi sono mangiato le cose avanzate da ieri, per pranzo, semplice, cos'era? Patate, cipolla e polipo e pomodori, tipo una cosa molto easy che ha fatto mio fratello, che oggi lui maledetto è al Ponte di Veia a farsi la passeggiata, perché con questo sole chiaramente va sfruttata la giornata. Allora, ragazzi, io ve lo dico, io qua mi sto mezzo spaventando perché c'è l'anelli che zoppica. E non so cosa abbia fatto. Nelly, cosa c'è? Cos'è che cammini storta? Oggi è andata con mio fratello a camminare in montagna, però vedete che non cammina bene. Nelly, hai già mangiato? Ti ho anche dato dei booster. Andiamo. Andiamo là. Vediamo se ce la fa. Dai, andiamo. Vedete, vedete? Guardate le zampe posteriori. Dai, andiamo. Andiamo su. Sss. Non stai bene, Nelly. Praticamente ho scoperto oggi, vabbè, a parte che tipo il venditore mi ha inviato un altro audio di 9 minuti e tipo 50 secondi. Non ha senso che mi continui a perseguitare. Non ha minimamente senso. Poi non dice niente in quest'audio. Mi dice essenzialmente che senza lui non avremmo fatto la vendita. Un sacco di stronzate, mamma mia. Non vedo l'ora che finisca, ragazzi, questa tragedia. Martedì prossimo. Martedì è rogito, non mercoledì. Io continuo a sbagliarmi. È martedì, quindi manca veramente poco. Oggi ho iniziato a passare un po' di soldi, appunto, da un fondo all'altro. Adesso devo portarli tutti sotto intesa a San Paolo, perché è con loro che farò il mutuo. Che c'è, Nelly? Non ha proprio. Oddio, non hai energia, Nelly. Cosa mi tocca giocare con il cane così? Cos'hai? Che camminata enorme hai fatto oggi? Sei solo stanca, spero. Hai poche energie, hai bevuto poca acqua. Davide ti ha dato poca acqua. Sei vecchierella? Sei vecchietta? Dai, Nelly, sei ancora una cucciolina, hai solo 7 anni abbondanti. Da come l'ho presa? Non ha forza, anche prima tirava fuori dal divano, niente. Cos'è che tremi? Spero che sia solo stanca, ragazzi, sinceramente. Cioè, mi sto un po' preoccupando. È tutta cauta, annusa, va con calma, non salta, scodinzola la gola con la coda bassa, le zampe dietro non. Prima, ragazzi, è scivolata nel tappeto. Ecco, adesso si è accasciata, cioè. Comunque, non chiedetemi perché ho il gioco in casa. Stavo per uscire, solo che poi ho chiamato l'Anelli, appunto. Non mi dà molti cenni di vita, mannaggia. Vabbè, dicevo, bisogna fare questa cosa qua anche, vabbè, e portare tutti i soldi di là. Adesso sono stati richiesti due assegni per il pagamento totale della casa per due persone diverse. È così. Io, visto che domani devo tornare in ufficio, stasera volevo andare a letto abbastanza presto. Cioè, tra un po' letteralmente mi faccio la camomilla. Però sono quasi le 11. Mi faccio la camomilla e poi filo a nanna. Così domani mattina mi sveglio riposato, devo andare in ufficio. È mercoledì, quindi non sono obbligato a mangiarmi la pizza e magari potrei farmi tipo un, non so, un'insalatona o una
Una minestra, ecco, la minestra sarebbe l'ideale. Comunque ci si rende conto che l'inverno sta arrivando perché oggi, stasera sono uscito, sono andato a fare aperitivo e mi sono preso, insomma, il motorino per muovermi e avevo freddo. Sì che, cioè, comunque giravo con i guanti, ma freddo, freddo, freddo. Quel freddo da inverno, ragazzi, cioè, siamo passati dal sole, l'estate, in agosto, novembre, agosto, cioè, bellissimo, a teletrasportati verso l'inferno. L'inferno di inferno gelato, il freddo, l'inverno. Tra le varie cose, mi piacerebbe andare dopo anni a sciare. È un sacco di è dal 2018 che non vado a sciare, cioè sono 6 anni abbondanti e bisogna assolutamente rimediare, ma sì, 2018, sì. Secondo anno, mamma mia, dal secondo anno della triennale che non vado a sciare. Sarò tutto arrugginito, vabbè che a parte che io ho sciato veramente poco, le nere me le faccio, ma nel senso le piste le faccio, ma perché ho entusiasmo, ma la tecnica sicuramente non è delle migliori, assolutamente no. Quindi niente, ci tenevo a fare anche un po' quello. Non so ragazzi, appunto ci sono delle giornate dove ci sono poche cose da dire, succede poco, oppure quello che succede non lo filmo. E questa è scelta del daily vlogging e mi dispiace ragazzi, questa situazione non deve essere tutto rose e fiori, appunto voi state guardando la mia vita che a volte è anche questo, la semplicità di stendersi nel pavimento di casa con la giacca e delle calze assolutamente antisesso. Coi pelucchi e niente, quindi non mi viene anche a dirvi se vi piace questo tipo di contenuti perché sicuramente non c'è nulla di interessante in questi video qua, però qualora vi interessassero potete benissimo farmelo sapere mettendo mi piace perché l'algoritmo funziona così, dovete far vedere esplicitamente insomma con gli strumenti che avete di like, commento e quant'altro, insomma interagire con questi video, solo così si riesce a salire. Oggi un po' depre, ho perso un paio di iscritti anche, non è stato bello, ho detto un po' un periodaccio. Vabbè, ragazzi, questa è la vita, noi ci vediamo domani alle 11 per un prossimo video, spero che si senta sinceramente con il microfono che non sbatti sulla giacca e quant'altro, sicuramente ci saranno dei rumoretti di sottofondo. Dai, ragazzi, ci vediamo domani.